È l'appuntamento segnato in rosso sul calendario ai tifosi delle due squadre, la sfida che vale una stagione. Grande attesa per il verdetto del campo, rimanete su EA Sports. Si rinnova l'appuntamento col grande calcio qui su EA Sports, oggi in programma un'altra sfida davvero interessante. Un saluto da parte mia e di Lelia Dani, pronti a tenervi compagnia anche oggi. Scende in campo lo spettacolo della Serie A Team. Sfida che mette di fronte Fiorentina e Bologna. È sempre un piacere essere qui in compagnia tua e dei nostri amici a casa. Sento delle vibrazioni positive per oggi, sono convinto che ci divertiremo. Prova la botta, respinge il difensore. Ecco la formazione viola con l'aiuto della grafica. Arthur insieme a Jack Bonaventura in posizione centrale. In avanti giocano con una sola punta, vedremo se basterà per tenere impegnata la difesa avversaria. Attenzione, che occasione, Pier! E c'è la conclusione. La respinta non è definitiva, attenzione. Palla che si stappa sul palo, attenzione. Non sono stati assistiti dalla buona sorte sulla conclusione di poco fa. Il portiere non ci sarebbe mai arrivato. Il palo ha negato loro il gol del vantaggio. Un episodio decisamente sfortunato, ma non è certamente il momento di arrendersi. Proseguono nell'avanzata. Si libera spazio. 1-0. Eccolo il gol dopo il dominio. Finalmente sono riusciti a concretizzare. Questa è l'azione del gol. Nei precedenti tentativi la difesa era riuscita a metterci una pezza. Stavolta però si è dovuta arrendere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Pallone interessante. Salem Eckers. Non concede nulla all'attaccante. Palla che termina oltre la linea di fondo. Viene chiuso. Gonzalez. Ottima la copertura. Cambia completamente gioco. Posch. Possesso gettato via. Occhio all'avanzata dei Viola. Cerca la soluzione personale. Una grandissima parata questa. Corner importante. Potrebbero pareggiare i conti se lo sfruttano a dovere. I tifosi capiscono il momento e aumentano il numero dei decibel. Occhio al pallone in mezzo. La allontana. Punizione fischiata dunque contro la Fiorentina. Non è solo qui. Palla riconquistata, possono ripartire. Arthur recupera palla e interrompe l'azione. Salem Eckers lascia partire il traversone. Allontana e fa respirare la difesa. Gran tiro, non trattiene, occhio alla possibilità. Sono a caccia del doppio vantaggio, proveranno a sfruttare questo corner. Occhio al tocco in mezzo, spazza via.
Orsolini. Capisce tutto e ferma l'azione. Palla recuperata dal Bologna. Selemakers. Si andrà avanti a giocare per altri 60 secondi. L'arbitro dice che può bastare, si chiudono i primi 45. Tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. Vogliono ragionare e attendere il momento giusto nonostante siano sotto di un gol. C'è campo per la ripartenza. Alexis Selemakers. Occasione d'oro. Grande intervento del portiere. Cambia qualcosa il tecnico della Viola. Corner in area. La spazza via. Buonaventura. Niente da fare, il difensore recupera. Prosegue nella sua corsa. Deve tuffarsi qui il portiere, intervento non particolarmente difficile. Allora Pier, questa è una parata comoda, ma va pur sempre fatta. Buonaventura. Buona conclusione che però finisce di poco fuori. Questo è l'atteggiamento giusto quando si cerca il pareggio. Devono spingere per trovare una crepa nella difesa avversaria. Forze fresche per il Bologna. Occhio al pallone filtrante. Grande giocata. Poteva essere un'iniziativa interessante, ma pallone finito sul fondo, occasione buttata. L'arbitro dice di proseguire, vantaggio per la Fiorentina. È in buona posizione. Hanno rischiato, ma sono riusciti a recuperare il pallone. Ottimo l'intercetto del pallone. Perde un pallone pericoloso. Recuperano bene nella tre quarti avversaria. Il portiere qui dice di no. Ottimo l'intervento, recupera il pallone. Taglia dentro il campo. Pallone che è uscito, ma qui ha sprecato davvero un'ottima chance. C'è novità in vista della Fiorentina. Nuova opportunità per il Bologna. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Prova a reagire la Fiorentina allo svantaggio, trascinata dall'entusiasmo del proprio pubblico. Ferma bene l'avversario, può ripartire. Vediamo come sfruttano il contropiede.
Ha saltato l'avversario. Fischia l'arbitro, c'è offside. C'è una novità nel Bologna, una sostituzione. Può essere l'ultima occasione per il pari. Arthur. Ottima la copertura. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Prova a venire avanti. Interviene e sventa il pericolo. A spazio, prova. Conclusione intercettata bene dal portiere. Alla disposizione un corner per trovare il doppio vantaggio. Palla in area di rigore. Palla controllata senza problemi dalla difesa. Fine dell'incontro, si chiude con successo per la formazione ospite con 3 punti pesanti. Vittoria di misura che vale doppio per come è arrivata. Spesso queste partite regalano brutte sorprese, lo sappiamo, e se non mantieni alta la concentrazione...